Roma è presente al Giardino Corsini da 6 anni. E tutti gli anni vogliamo essere presenti, ringraziando appunto i nostri ospiti, volendo raccontare una storia nuova, perché uno dei principi su cui si basa OMA è proprio quello di creare dei progetti che abbiano sempre, oltre all'obiettivo di valorizzare e promuovere l'artigianato, anche ad avere sempre un elemento di novità rispetto al riproponiamo come nostre iniziative all'interno del giardino la didattica per i ragazzi, che si terrà qui nello spazio dell'Androne e che già da diversi anni mettiamo a punto, quest'anno con l'elemento di novità perché sarà presente con noi l'Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella, e con la quale siamo riusciti a creare una serie di laboratori per i bambini per la realizzazione di profumi. Quindi un elemento di continuità rispetto al passato è proprio quello della didattica per i bambini realizzata in collaborazione con il museo. Una invece novità assoluta è lo spazio che abbiamo all'interno della mostra come associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte, che come diceva il collega prima è appunto uno spazio nuovo allestito grazie anche alla collaborazione delle varie fondazioni bancarie che hanno aderito al nostro progetto e che ci hanno indicato ognuna per il proprio territorio l'eccellenza dell'artigianato, per cui abbiamo riunito 13 eccellenti botteghe artigianali italiane e appunto in uno spazio completamente dedicato a OMA. Nello stesso spazio abbiamo voluto invece dare un segnale come Associazione Firenze, perché ovviamente gli artigiani che sono qui dentro e che ci conoscono ormai tutti grazie a questa manifestazione, grazie al lavoro che con gli anni abbiamo fatto sul territorio, non sarebbe stato possibile raccoglierli dentro il nostro spazio, è già dentro la mostra e ci sembra eccellente in questi resti. Quindi un elemento invece che abbiamo voluto appunto rimarcare è l'elemento novità giovane. I ragazzi li abbiamo raccolti, però che non mi sentano, pronto, mi sentono. Sentite. I giovani che saranno giovani artigiani saranno in una mostra protagonisti di una mostra fotografica realizzata dal fotografo Yuri Ciani proprio per l'Osservatorio delle Mestieri d'Arte, che è qui con noi e che ringrazio per la collaborazione. Questa mostra vede 25 giovani artigiani che sono stati protagonisti di un progetto che è iniziato lo scorso settembre proprio con OMA e che è un progetto di blog, quindi sono tutti protagonisti di un blog e si scambiano competenze, collaborazioni piuttosto che appunto idee sull'artigianato, creando dei tandem creativi, li abbiamo chiamati, cioè mettono a punto tutta una serie di progetti proprio per lavorare insieme, per creare anche dei nuovi prodotti dell'artigianato. Ecco, questi artigiani li trovate fotografati nella mostra che è proprio nel nostro spazio e che ovviamente saranno anche presenti di persona nei prossimi giorni proprio per dare un nuovo impulso a quelle che sono le nuove leve dell'artigianato artistico. E ovviamente anche loro sono di tanti territori d'Italia, quindi non si parla solo di Firenze, ma è di tutta Italia. Un altro progetto che ci è piaciuto appunto raccontare a questa manifestazione è un progetto che è iniziato non più di 2 anni fa e che riguarda una interessante collaborazione con le università americane italiane. Abbiamo stretto un rapporto molto importante con la CUPI, che è un'associazione delle università americane in Italia, con la quale, grazie alla competenza delle due docenti che ci aiutano in questo percorso, che sono Deborah Chellini e Costanza Menchi, e che ci hanno
diciamo, sono state anche un po' le ideatrici del progetto con le università, l'osservatorio entra con i suoi progetti all'interno proprio delle università americane. Quindi abbiamo la presentazione di un evento che è stato realizzato un mese fa e che è stata una caccia al tesoro che si è svolta in un tranno con gli artigiani, quindi lo scorso 17 aprile i ragazzi della Richmond University fiorentina, ovviamente della sede di Firenze, si sono impegnati in una caccia al tesoro insieme a tanti altri artigiani di Oltrarno, e domani appunto ci sarà l'evento di premiazione alle 17, mentre dopodomani invece avremo appunto la presentazione alle 16 della mostra di Luciani di cui vi parlavo prima, e alle 17 invece ci sarà una presentazione di tutta la didattica e la formazione che facciamo come osservatorio, con la premiazione di un altro progetto che facciamo sempre in collaborazione con un'ulteriore università americana, che qui ci verrà presentata dal direttore e dalle alcune delle nostre tour leader che saranno protagoniste all'interno qui della struttura della manifestazione, con dei tour guidati per i visitatori e per i ragazzi dell'università americana. Questo progetto si chiama Let's Work Artisan e sarà presentato alle 17 di venerdì. Un'altra importante, quindi diciamo non ultima, anche se appunto è ultima e poi lascio la parola subitissimo perché ho preso già troppo tempo, un'altra interessante iniziativa è quella che abbiamo fatto nascere all'interno delle Casse del Risparmio, sempre grazie ad OMA e in collaborazione con Banca Intesa e con Federalberghi, ed è stato un corso per delle operatrici che saranno poi effettivamente appunto attive da prima dell'estate negli alberghi, nel circuito di Federalberghi con i quali abbiamo stretto importante collaborazione, e per condurre appunto i turisti, ovviamente di alberghi di alta categoria, nelle botteghe artigiane e nei musei dell'artigianato. Questo progetto si chiamerà QHA, Quality Handicraft Assistant, e saranno proprio loro in città a condurre appunto alla visita dell'artigianato. Domani verranno premiate, verrà ricordato un attestato dopo un interessante corso che è stato svolto all'Osservatorio dei Mestieri d'Arte per professionalizzare queste ragazze. Mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio per la vostra presenza e per l'attenzione.